concludere. Possiamo concludere al nostro direttore di dipartimento, che io e Roberto facciamo parte del dipartimento chirurgico. Accendete le luci? Buonasera a tutti. Allora, funziona più o meno così, che ogni professionista perfeziona e posiziona un tassello sul sentiero della salute o della cura, e lo fa ogni giorno per anni, ognuno di noi lo sta facendo ogni giorno per anni. Ognuno dimostra un carburante suo, può essere la voglia di sapere, l'empatia, l'orgoglio, la professionalità, ognuno si deve scegliere, cioè deve constatare qual è il suo carburante e trovarlo e usarlo per andare avanti tutti questi anni. Tutto questo realizza, sia in salute che in cura, una specie di reticolo sarcoplasmatico, perché sono veramente un po' più. Ho detto giusto? Reticolo sarcoplasmatico. Io mi sento un po' un ribosoma. È un compartimento esteso e adattabile che ha una forma tridimensionale proprio perché è frequentato. Così come la salute e la cura sono frequentati da persone motivate, che sono qui in quest'aula. Un qualcosa di resiliente e molto dinamico. E a proposito di dinamismo, volevo farvi notare che Luca Baiocchi, che conosco dal 2020, ho la fortuna di conoscere, non si ferma mai. Lui guarda sempre, come gli ha detto il suo mentore, avanti e in alto, e non si ferma mai, non si è fermato neanche quando si è rotto il tendine di Achille, si muoveva, andava dappertutto, aveva due stampelle che appoggiava per terra quando mi vedeva, ma solo quando mi vedeva. Questa è la realtà. E quindi oggi invece si è fermato e ci ha fermati, ci siamo fermati tutti qua per rivivere e condividere un anno che è passato, rivivere i successi a cui hanno contribuito tutti, ogni persona che è in quest'aula col suo tassello ha contribuito a un successo in ambito di salute e in ambito di sanità. Fuori ci sono persone che sono felici di essere state nelle mani di questi professionisti. E rivivere vuol dire condividere il proprio lavoro, come sta succedendo oggi, capire in fondo quali sono le motivazioni, quali sono le potenzialità, capire quali sono i limiti e sto già pensando se riesce a superarli. Però alimenta anche le sinergie, quindi direi che oggi è stata una giornata proficua, le persone stanno unite, i professionisti e anche le istituzioni. E quindi grazie di esserci stati. Noi siamo qui per la conclusione finale. Rappresentante Enrico sarà direttore del dipartimento di emergenza urgenza e quindi è il direttore degli anestesisti, senza quale noi chirurghi non esisteremmo. L'ho considerato per molto tempo con la direzione precedente un po' un'interfaccia non solo perché dire che il dipartimento è quello che regola molti processi complessi dell'ospedale, e quindi lo consiglio tuttora di avere un titolo più privilegiato all'interno di questi processi anche decisionali. Quindi a te la parola. Grazie professor Baiocchi per l'invito, grazie a tutti voi che siete rimasti fino alla fine. E all'inizio, ormai qualche tempo fa, si è parlato di team, di squadra, e si è parlato lungo questi minuti, insomma, di obiettivi. Io non ho mai pensato che questo ospedale sia un ospedale di periferia, e chi lavora con me più da vicino sa che questa cosa l'ho sempre detta. Questo è un downgrading, noi siamo all'interno, è stato detto dalla direzione, ma spero che uno ci parlerà, ma insomma è vero, siamo all'interno delle reti, non siamo l'ospedale di Cremona per Cremona, ma siamo un ospedale del sud della Lombardia, e di questo dobbiamo farci carico. Farci carico vuol dire aumentare la nostra capacità di risposta, non solo dal punto di vista della chirurgia maggiore, ma anche dal punto di vista di tutto ciò che è risposta rispetto al territorio. Penso al pronto soccorso, penso al soccorso preospedaliero, penso a tutti i reparti medici, penso soprattutto anche a quello che fa un reparto di anestesia. Mi è stato chiesto di non fare delle slide e sono contento di averle fatto, perché a questo punto vi avrei ucciso con quello che noi facciamo giornalmente. Non è solo sala operatoria, non è solo gestione della complicanza, ma è gestione delle ora, e quindi portare i pazienti a una diagnosi precoce,
è quella di identificare quali di questi pazienti hanno reali possibilità di fare un ciclo di chemioterapia, e la responsabilità che abbiamo come rianimazione di portare questi